Benvenuti ad una nuova edizione del TG Flash di Irpinia News. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Trema ancora la dorsale appenninica nel distretto sismico Monti del Matese. La scossa tellurica odierna sarebbe stata registrata a confine tra Molise e Campania e avrebbe avuto magnitudo 4.2 e profondità 11,1 km, avvertita anche se in modo lieve ad Avellino. È stata data esecuzione ad un'ordinanza cautelare per il reato di traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 4 persone, 3 delle quali gestori di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con sede legale ed operativa a Flumeri. Ignoti hanno trafugato piombo e batterie da un capannone industriale di Nusco. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 100.000 euro. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di polizia di Sant'Angelo dei Lombardi. Il generale di corpo d'armata della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo, originario di Capriglia Irpina, è stato confermato comandante generale del Corpo delle Fiamme Gialle. La nota di Palazzo Chigi a seguito del Consiglio dei Ministri. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione. Arrivederci.